Scegliere un grande pittore fra le collezioni del Museo del Louvre. Staccare tutti i suoi quadri dalle pareti. E rimuovere le cornici. Posare i dipinti su cavalletti all'altezza degli occhi. E raccoglierli in un'unica sala. Richiamare da tutto il mondo conservatori, storici, restauratori, scienziati e i più grandi specialisti delle opere di quel pittore. Riunirli nella sala per alcuni giorni. Lasciarli studiare e discutere in tutta libertà. Ecco la ricetta di ciò che chiamiamo giornate di studio. Il Baldassarre Castiglione, uno dei ritratti più belli del Museo del Louvre, dipinto da uno dei più grandi pittori rinascimentali, Raffaello. Il museo possiede alcune tra le opere più importanti del maestro, realizzate alla fine della sua carriera, quando Raffaello viene chiamato da Papa Giulio II per lavorare a Roma. Oggi questi dipinti lasciano le loro cornici e le pareti che li ospitano per essere presentati ai più grandi esperti del maestro venuti da tutto il mondo per studiarli. Nato a Urbino nel 1483, Raffaello comincia la sua carriera all'ombra dei due più grandi artisti dell'epoca, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Ben presto diviene il pittore più amato dalle alte sfere della Chiesa e dai sovrani d'Europa. La sua bottega è la più produttiva d'Italia. Questo genio del disegno, dotato di una gradevole personalità, muore all'apice del suo successo a 37 anni, sopraffatto dalla malaria. E a partire dalla sua morte nel 1520, il giudizio della critica oscilla. Considerato il principe dei pittori fino al XVIII secolo, il suo astro si eclissa alla fine del XIX. Le correnti moderne scherniscono il suo idealismo. Malgrado la sua grande reputazione, Raffaello annoia. Stranamente, deve il suo ritorno alla gloria ai surrealisti. Salvador Dalí e i suoi compagni, per provocazione, riportano in auge il pittore decaduto. Da allora, Raffaello ritrova il suo posto fra i più grandi maestri della storia della pittura. In occasione di questo giorno speciale, gli esperti analizzeranno ogni minima crepa, fessura, segno di usura o ritocco delle sue opere, realizzate oltre 500 anni fa, e ci aiuteranno a vedere ciò che non è fatto per essere visto. Stavo discutendo con Paul sul fatto che sembra... Su che cosa? Sul fatto che sembra il ritratto più veneziano sotto ogni punto di vista. Illustra bene la moda del momento. Si può ritrovare questo tipo di abbigliamento, questa camicia di pizzo in Tiziano e Palma il Vecchio. E questa varietà di colori ristretta che ha scelto, questa tonalità cupa, come nei ritratti di Tiziano, questa armonia fra toni crema e neri è sorprendente. Raffaello dipinge questo autoritratto con un amico nel 1519, meno di un anno prima della sua morte. È uno dei più rari dipinti su tela del maestro. Più facile da dipingere, meno preziosa e soprattutto meno costosa del legno. La tela è un supporto che invecchia male. Quella dell'autoritratto con un amico è stata preservata dai segni del tempo grazie a numerosi interventi. Vedi, guarda, è un tutto impastato, cioè qui ci sono dei vuoti. Qui ancora invece un tantino. Sì, no, magari più qua è conservata meglio, qui appatica un po' anche là, mi sembra, vedi com'è piatta. Cioè qui è piatta lo stesso, le barbe purtroppo sono, essendo fatte tutte a velature. No, il naso è ancora buono. Sì, c'ha tutte le sue. La barba è un po' sofferto, anche la bocca ha un po' sofferto. Ma gli occhi soprattutto. Gli occhi hanno patito, sì. Questo purtroppo gli si fa poco, non si può fare niente. Invece anche questi meticolosi restauratori sono piuttosto severi. Ma bisogna ammettere che dal XVII secolo l'opera viene sottoposta a operazioni piuttosto pesanti. Col tempo la tela di un dipinto si altera, può deformarsi, lacerarsi, rompersi. Per salvare una tela a rischio bisogna smontarla dal suo telaio originale.
pulire accuratamente il retro, incollarla e applicare una sottile garza. Poi si deve tendere su un'intelaiatura provvisoria una tela aggiuntiva che servirà da supporto e incollare l'originale. Bisogna premere le due tele insieme affinché aderiscano, togliere il telaio provvisorio e rimontare il tutto sul telaio originale. Ma questa operazione può essere effettuata anche su un dipinto in perfetto stato di conservazione. Un proprietario potrebbe scegliere di ingrandire una tela per adattarla ad una cornice, anziché cercare un quadro delle giuste dimensioni della tela. Ma potrebbe anche decidere di cambiare il punto in cui appendere il quadro. Questo desiderio, del tutto legittimo, necessita a volte di un intervento piuttosto radicale. Alcuni punti di cucitura per ingrandire la tela e si ritrova l'armonia del luogo. E un abile colpo di pennello maschera il pezzo cucito. Sicuramente più frequente e più semplice che cambiare idea. L'autoritratto con un amico è stato soggetto a numerosi cambiamenti di formato, e questo pur di aggiungere o togliere anche solo qualche centimetro. E anche se oggi non è più nel suo formato originale, quest'opera è comunque considerata una delle più importanti del maestro. È il suo ultimo ritratto, il culmine delle ricerche stilistiche di tutta la sua carriera. Si è discusso a lungo di quest'opera per lodarne la virtuosità, la modernità dell'uso dei colori e l'audacia della composizione. Ma 5 secoli dopo la sua realizzazione, un fatto importante ancora ci sfugge. Che cos'è? Allora, credo sì. Non lo so. Tu che ne pensi? C'è qualcosa che... L'identità dei due modelli ha fatto e fa ancora versare fiumi di inchiostro. Oggi si ritiene, ma non è una certezza, che il personaggio a sinistra sia proprio Raffaello. Per contro, nessuno sa chi sia il famoso amico. Si pensa che il modello possa essere il maestro d'armi di Raffaello, o il suo esecutore testamentario, o ancora un membro della sua bottega, il migliore, Giulio Romano. A quanto ne so, Paul Joannidis ritiene che si tratti di Giulio Romano. Il problema è la spada, perché, come sa, Giulio Romano... Sono d'accordo. E inoltre, per quanto riguarda le età, sembrano essere quasi coetanei, mentre Giulio era... Beh, non conosciamo la data di nascita esatta, ma era certamente molto giovane. Mi sembra poco probabile che in un ritratto simile Raffaello volesse essere associato ad un personaggio letterario o a un personaggio del mondo dell'arte. Per me è un ritratto di amicizia. Si ha quasi l'impressione che stiano per abbracciarsi. Sono un po' troppo vicini l'uno all'altro. Sì, certo, ma Raffaello sta tenendo per mano il suo amico. Lo sta incoraggiando, gli dà una piccola spinta. La mano posata sulla spalla può essere interpretata come un gesto amichevole, ma non vediamo l'altra mano di Raffaello, nascosta dalla schiena dell'amico. Alcuni immaginano che impugni un minaccioso pugnale. Come un padre con il figlio, Raffaello incoraggia con una mano il suo migliore allievo, ma ricordandogli al tempo stesso chi è il maestro. Sono fiorite molte leggende su Raffaello dopo la sua morte. Ben presto è divenuto un punto di riferimento, una leggenda, e un simile dipinto, che è anche uno degli ultimi, si presta facilmente a una moltitudine di interpretazioni. Si è voluto vedere a tutti i costi Giulio Romano, interpretando il gesto di Raffaello che gli posa la mano sulla spalla come un atto di amicizia, che in un certo senso lo proietta verso l'avvenire, dicendogli quasi: ecco, tu sei il futuro della mia bottega. E proiettando questo personaggio verso il futuro, tutto questo è ovviamente solo un'interpretazione psicologica, non siamo del tutto sicuri che si trattasse necessariamente di un pittore, potrebbe essere stato semplicemente un cugino, un amico, un parente, non lo sapremo mai. È per questo che noi diciamo che è un amico, perché Raffaello riesce a trasmettere questo sentimento attraverso l'opera anche a distanza di 500 anni. In fondo, poco importa quale sia l'identità del modello, il ritratto è là per rappresentare un'idea e un sentimento.
Con la nascita della corrente dell'umanesimo, gli artisti cominciano ad interessarsi alla rappresentazione dei sentimenti. La rappresentazione dell'amicizia, finora mai trattata, pone nuove questioni circa la composizione. Tradizionalmente, quando un pittore vuole associare due ritratti, li presenta su un dittico o in pendant. I loro supporti sono sempre separati. Nel Rinascimento compare un genere nuovo, i ritratti di amicizia. In questi, i modelli condividono lo stesso supporto. La rappresentazione dell'amicizia risponde a dei codici ben precisi. Se i due uomini appartengono allo stesso rango sociale, sono egualmente virtuosi e dotati di buon gusto, sono raffigurati alla stessa altezza e con le stesse proporzioni sul dipinto. Diventano uguali. Ma in alcuni casi l'amicizia può esserci tra due persone di stato sociale differente. Questa gerarchia deve essere rappresentata tramite codici facilmente decifrabili. La posizione nel quadro, l'atteggiamento, l'orientamento dello sguardo. Si tratta sempre di amicizia, ma viene velatamente qualificata come impari. A volte, all'amicizia, sia essa in eguale o tra pari, possono accompagnarsi sentimenti più profondi che non rispondono ad alcun codice. Questi codici, anche se molto accurati, sono soggetti a interpretazioni molto soggettive. Secondo me, il doppio ritratto del Louvre potrebbe rappresentare piuttosto un'amicizia impari tra maestro e allievo, padre e figlio, insomma una storia di retaggio. Nel ritratto di Carondelet e del suo segretario, di Sebastiano del Piombo, più o meno della stessa epoca, è il segretario ad essere in alto e il cardinale ad essere in basso. Ho un'altra risposta. I personaggi di profilo potrebbero essere considerati come personaggi di rango inferiore. Nel ritratto di Carondelet è proprio Carondelet a guardare lo spettatore, non il segretario. E non è un ritratto di amicizia, assolutamente no. Amicizia o rivalità? Forse non conosceremo mai la natura del legame che unisce i due uomini. Né perché Raffaello, nella sua prima composizione, non appaia chiaramente dominante sul suo compagno, ma sia più o meno alla stessa altezza. Tantomeno perché quest'ultimo non guardi con ammirazione il maestro, ma fissi semplicemente il vuoto. Quest'opera è l'ultimo ritratto realizzato da Raffaello, che nel corso di tutta la sua carriera si distingue in questo genere e lo fa seguendo stili diversi. Raffaello non era legato a un'unica rappresentazione espressiva, come lo era Michelangelo. Non era legato esclusivamente a una tecnica particolare come lo era Tiziano, ma cercava piuttosto di sperimentare ogni volta un differente approccio stilistico. E questo in ognuno dei suoi lavori. Mi vengono in mente pochi esempi nella storia dell'arte. Picasso ne rappresenta ovviamente uno. Un artista in grado di realizzare nello stesso periodo opere così diverse l'una dalle altre. Raffaello, circondato da un'aura di venerabilità, era l'artista preferito dai rappresentanti della corte papale. Viene spesso sollecitato a realizzare ritratti ufficiali, come quello della vice regina di Napoli, Isabelle de Requesens. Per questo sfarzoso ritratto, il pittore adotta uno stile classico, monumentale e per alcuni addirittura un po' ridondante, ma non per tutti. Un gran quadro, questa è l'importanza anche proprio dell'occasione, anche insomma, di trarre la vice regina di Napoli. Sì, non poteva essere questo, guarda questo lega a questa. Sì, no. L'ho mai visto. Cosa? Chi? Se Raffaello non l'ha mai visto. No. Lei non ha visto lei. Lui non l'ha visto. È a questo punto. Che lo stesso però. No, ma non la conosce. Gli crea un sacco di problemi di rappresentare una persona in ritratto che non conosce. Infatti è un po' stereotipato il viso, forse per questo. Sì. Non ha quell'espressione. Non ho mai visto Raffaello dipingere così. Ma a volte Paul ha bisogno di un contraddittorio. Per me comunque è meraviglioso. Di fatto sappiamo che Raffaello non si è recato a Napoli per fare un bozzetto
della modella Donna Isabelle de Requesens, ma inviò uno dei suoi garzoni, uno dei suoi assistenti, perché lo facesse. Si ritiene che fosse Giulio Romano e sarebbe stato bello trovare una traccia di un vero disegno per lo studio della posa, di un vero cartone che potesse essere eventualmente messo in relazione con questo famoso disegno realizzato da Giulio Romano a Napoli, che è servito come base per la realizzazione del ritratto, ma le indicazioni sono troppo vaghe. Nazari afferma che Raffaello ha dipinto il viso. Io non ci ho mai creduto. Ci sono forse prove che l'opera sia stata realizzata da due mani distinte? In realtà sta agli occhi degli storici dell'arte. Pronunciarsi e fare le proprie considerazioni sono spiacente. Questo è il problema che si pone con Raffaello e la sua bottega, ed è forse anche l'oggetto di questa giornata, individuare degli elementi magari supplementari, ma che non forniranno una soluzione. Non disponiamo degli strumenti tecnici per stabilire se sia di Giulio Romano o di Raffaello. Tutte queste nuove immagini scientifiche che vengono proposte ai ricercatori rispondono ad alcune domande poste per 200 anni sulle opere di Raffaello. Non forniscono tutte le risposte, ma alcune, e in più portano risposte per una o due generazioni. Voglio dire, e questo è proprio di ogni opera d'arte, ogni dipinto può essere interpretato diversamente nel corso dei secoli. Noi non vediamo lo stesso Raffaello che vedevano i nostri bisnonni. I nostri pronipoti lo vedranno in un modo ancora differente. Sappiamo bene che la percezione dell'opera d'arte è soggettiva e questa soggettività non può essere ridotta a scienza, come lo è appunto il mistero circa la paternità dell'opera, attribuita a Raffaello o a chiunque l'abbia consegnata al mondo. Noi nel 2011 la interpretiamo in una certa maniera. Ma forse nel 2015 o nel 2020 sarà rimessa in discussione. Se le immagini scientifiche non ci permettono di sapere chi ha fatto che cosa in questo dipinto, ci rivelano tuttavia alcuni ritocchi. Chi ha dipinto gli occhi, Raffaello o il suo assistente, ha indubbiamente esitato molto. Ha provato a destra, poi ha provato a sinistra e infine ha deciso di orientare lo sguardo verso il centro. Ma si ha l'impressione che l'autore abbia davvero esitato prima di scegliere una via di mezzo. Questa indecisione è comprensibile. Nel Rinascimento, l'orientamento dello sguardo in un ritratto è un esperimento nuovo, particolarmente delicato. Nel Medioevo, i ritratti rispondevano ad una semplice tipologia. La rappresentazione frontale era riservata agli uomini della classe dominante non nobili e a cortigiani. La rappresentazione di profilo ai personaggi della corte e alle donne di gran virtù. Lo spettatore non era degno di incrociare il loro sguardo. Ma nel Rinascimento si comincia a valutare l'importanza dell'espressività del soggetto. Lo sguardo doveva poter riflettere la bellezza morale e le doti interiori del modello. Per questo, due occhi sono meglio di uno. Gli uomini potevano essere rappresentati frontalmente, a prescindere dal rango. Ma per le donne la questione è un po' più complicata. Come distinguere una cortigiana da una virtuosa principessa se entrambe si offrono ugualmente allo sguardo? Scusatemi, ma mi sono divertito a cercare di vedere l'effetto che poteva avere un diverso orientamento dello sguardo rispetto a quello che l'autore ha stabilito. Forse è irrispettoso, ma permette di notare quanto cambi l'aspetto del soggetto, l'espressione del viso. D'accordo, è stata una scelta di cattivo gusto. Non ci sono altri esempi di ritratti di Raffaello in cui lo sguardo non è rivolto allo spettatore? No. Guarda sempre? Allora, ma sì. Non ci sono tracce storiche dell'esistenza di un dipinto corrispettivo, un pendant? No, voglio dire, se lei avesse lo sguardo verso destra, potremmo ipotizzare che esista un pendant. Non vedo cosa ci sia di comico. Come? No, non c'è traccia, quantomeno nota o pubblicata, di un pendant raffigurante il viceré di Napoli.
Se l'opera pone ancora questioni irrisolte, ciò non impedisce agli esperti di poterne apprezzare alcune qualità. Sarebbe stato un ottimo pasticcere, no? Non vedete dei pasticcini alla crema? No, anzi, delle meravigliose torte alla crema. Le torte? Sì, le vedo. Tutto questo non è molto professionale. A Firenze e a Roma, nell'arco di 10 o 15 anni, sono fioriti tre fra i più grandi geni della pittura occidentale: Leonardo da Vinci, Michelangelo e Raffaello. È evidente che ci sono state delle interazioni fra i tre dal punto di vista dell'ispirazione. È evidente che Raffaello si sia evoluto grazie alle opere di Leonardo da Vinci, che ha ammirato a Firenze, e che si sia allontanato dalla cerchia del Perugino verso il grande modello artistico che forniva Firenze, una città in cui lui arriva quando Leonardo è al suo apice. È altrettanto evidente che un artista come Michelangelo senta una certa rivalità nei confronti di Raffaello, il fanciullo amato da tutti, mentre lui è un pittore piuttosto tormentato, che ha più difficoltà di altri ad imporsi come pittore e come scultore. Credo che il suo genio sia universalmente riconosciuto, ma ciò è accaduto tardivamente. Non entra immediatamente nel dibattito del primo Rinascimento, del grande e maestoso Rinascimento di inizio 1500. E per quanto riguarda Leonardo da Vinci, lui che si considerava ben poco un pittore, pur essendo uno dei più grandi artisti del suo tempo, evitò il dibattito per dedicarsi alle scienze naturali, alla medicina, alla tecnologia, all'arte della guerra e così via. È molto interessante vedere come le strade di questi tre uomini si siano incrociate. Hanno avuto gli stessi committenti, avranno fatto una sorta di gioco del gatto con il topo per riuscire a ottenere una commissione. In questo gioco Raffaello non può certo perdere. È a lui che il Papa commissiona la maggior parte dei dipinti, fra cui quello della grande Sacra Famiglia, destinata ad essere offerta a Francesco I. La rappresentazione della famiglia ideale tramite la simbologia cristiana fu un tema religioso molto trattato nel Rinascimento e in particolare nella bottega di Raffaello, che ne ha prodotte una dozzina in ogni formato. Raffaello aveva trovato una formula che ha ripetuto in moltissime delle sue opere, combinando gli stessi elementi. In questo modo ha realizzato numerose sacre famiglie. Per un artista come Michelangelo era impensabile fare qualcosa del genere. È un metodo di produzione delle opere quasi industriale. Non credo che Raffaello abbia mai prodotto dei lavori in forma industriale, al contrario di alcuni artisti suoi contemporanei. E per esempio degli artisti fiorentini potevano riprodurre la stessa tipologia della Vergine o della Sacra Famiglia 10 o 15 volte. Raffaello non lo ha mai fatto, non si ripeteva mai completamente. E per quanto ne sappiamo, i suoi allievi non hanno mai realizzato copie conformi delle sue opere allo scopo di venderle. È possibile che lo abbiano fatto, ma non ne abbiamo le prove. Quando Raffaello si interessava a un soggetto, il suo metodo di lavoro consisteva nel cercare di variare la rappresentazione. Quindi bisogna pensare a Raffaello piuttosto come a un regista teatrale che dirigeva lo stesso spettacolo per più serate di seguito, ma con attori, illuminazione e macchinari differenti. Ovvero concretizzava tutte le possibilità che un soggetto gli forniva per puro interesse artistico e per la sua passione per l'arte. Questo lo stimolava più di quanto non lo facesse riprodurre un'opera. In fondo, Raffaello era qualcuno a cui non piaceva ripetere due volte la stessa cosa. Forse non ama ripetersi, ma le Sacre Famiglie devono averlo ispirato molto.
Ciò che distingue il dipinto del Louvre è la presenza di una figura enigmatica, fino ad allora assente nelle raffigurazioni dello stesso tema realizzate nella bottega del maestro. Posizionata in modo un po' maldestro al centro dell'opera, fra la Vergine e Santa Elisabetta, si è a lungo pensato che non fosse opera di Raffaello, ma che fosse stata aggiunta successivamente, per colmare un vuoto nella composizione. Ma gli esami di laboratorio hanno dimostrato che era inclusa già nel disegno originale. Questa scoperta stravolge 5 secoli di analisi e considerazioni. È vero che a guardarlo in questo modo cambia davvero tutto. Finora nessuno ne aveva mai parlato. Quest'angelo è in una posizione ambigua, ma cruciale per far emergere gli altri personaggi. Senza di lui ci sarebbe un vuoto in cui lo sguardo si perderebbe. Mira all'effetto opposto, vuole che il bambino sia messo in evidenza e credo che questo sia proprio il ruolo dell'angelo. Siete sicuri che sia un angelo? Ho qualche dubbio. A me sembra più un santo, ma non ha l'aureola. No, no, non ha un'aureola. Ecco perché penso che sia un angelo. No, io non credo, perché sta certamente reagendo all'arrivo dell'angelo nuziale a sinistra. Ha un'aria sorpresa per la presenza dell'angelo che sparge fiori. Beh, anche gli angeli possono sorprendersi, ma in effetti non ha l'aureola. Né ali. Ma potrebbero essere una parte di questo drappeggio blu dell'altro angelo che cade sul suo braccio. Credo che quella sia la manica di quell'angelo, ha lo stesso colore sulle braccia, quindi non può essere un'ala. Osservate le ali agli infrarossi. Ha le ali? Sì, certamente. E quella parte di ala in alto appartiene a quello in mezzo. A questo? Sì. Beh, diamo un'occhiata allora. La riflettografia potrebbe permettere di vederci più chiaro. O al contrario, potrebbe portare ancora più confusione. Ma quest'ala appartiene a questo angelo, vedete, spunta dalla sua schiena. Oppure è un lembo della manica dell'angelo, ma di certo non è l'ala di quest'altro. È questo il problema. In fondo, tutto dipende dal grado di perfezione anatomica ricercato. Ma allora chi è questo personaggio? Il mistero della sua identità sembra ben lontano dall'essere svelato. Anche questo è un angelo. Non è stato sempre considerato un angelo. Se non è un angelo, che cos'è? Chi è? Beh, prima si pensava che originariamente non ci fosse nulla, che questa figura fosse stata aggiunta in seguito. E si pensava a un santo legato alla famiglia reale. No, no, è un angelo. Ci sono 2 angeli e c'è l'ala di questo, o meglio, una parte dell'ala. E l'altra doveva essere là dietro. Però non saprei. Chi vuole dire la sua? Qualcuno vuole parlare? 5 secoli dopo la sua realizzazione, questa figura, analizzata dai più grandi esperti del maestro, elude tutti i tentativi di interpretazione. La grande Sacra Famiglia di Francesco I misura oltre 2 metri di altezza per 1,40 metri di larghezza. È uno dei più grandi dipinti di Raffaello presenti nella collezione del Louvre, che possiede un'altra Sacra Famiglia, questa nettamente più piccola. Soddisfatto da una composizione, un pittore può decidere di fare una riproduzione in scala a mano libera, ma l'esercizio è impegnativo e talvolta rischioso. Se il pittore ha voglia di riprodurre il dipinto in misura più piccola o più grande, i rischi sono molteplici. Per facilitare il compito, il pittore si serve di una tecnica facile da applicare e da apprendere, il reticolo. Deve innanzitutto tracciare sull'opera da riprodurre una griglia regolare. Una volta scelto il formato del nuovo dipinto, basta tracciare sul supporto una griglia perfettamente omotetica. Poi riprodurre, con l'aiuto dei punti di riferimento, la composizione originale, le cui proporzioni saranno automaticamente ridotte o ingrandite. Questo metodo permette di conservare le proporzioni, ma se realizzato male può produrre risultati inaspettati.
La copia delle composizioni era una pratica molto diffusa e assolutamente indispensabile. Ad esempio, quando Raffaello realizzò vari ritratti del Papa o composizioni simili, una parte erano copie, il che è assolutamente normale. È una cosa che rientra nel processo creativo di qualsiasi opera d'arte, anche quella del più originale degli artisti, dipinta interamente da lui. Dietro ad un'opera, possiamo immaginare anche in quelle assolutamente originali, assistenti molto dotati, come Giulio Romano o altri, che potevano stendere alcuni toni dello sfondo, riprodurre alcune parti dei cartoni e anche realizzare elementi più o meno determinanti all'interno del dipinto. Del resto, gli esperti sono impegnati in discussioni, direi, irrisolvibili circa le parti originali o le parti realizzate dalla bottega nelle opere di Raffaello. Questa Sacra Famiglia non presenta le stesse caratteristiche pittoriche dell'altra e per questo non ci sono mai stati problemi di attribuzione. Gli esperti hanno sottolineato chiaramente la mancanza di armonia nelle proporzioni delle figure, l'eccessivo spessore dello strato pittorico e un tocco un po' pesante che ricorda più lo stile di Giulio Romano che quello del maestro. Ma il restauro ha permesso di scoprire un elemento piuttosto insolito. Quest'opera è dipinta su entrambi i lati. L'applicazione di uno strato di pittura sul retro del pannello di legno impediva che questo si incurvasse troppo invecchiando. Per fare ciò era sufficiente un semplice colpo di pennello. Ma qui l'artista si è impegnato a riportare i colori, le venature e le trasparenze del marmo. Se Giulio Romano voleva trarre un vantaggio estetico dal retro del dipinto, significa che non era pensato per essere appeso al muro. Nel XV secolo non era raro che un ambasciatore o un rappresentante della Chiesa viaggiasse con un dipinto tascabile. Piccolo, facile da trasportare, ma troppo fragile. Per evitare questo inconveniente, era uso proteggere la superficie dipinta con un coperchio di legno, che poteva essere realizzato in diversi modi. L'opzione più diffusa era far scorrere un pannello dotato di scanalature e linguette esattamente sopra al dipinto. Un espediente più raro e sicuramente più invasivo era ricavare dei piccoli fori sul dipinto e sul coperchio. Cordicelle o anelli avrebbero permesso di articolare le due parti. Più elegantemente, il dipinto veniva posto in una custodia fabbricata su misura e chiusa da un pannello. Queste scatolette dipinte, concepite come degli scrigni per dipinti, erano un lusso. Poche sono arrivate fino a noi. Si pensa che anche questa piccola Sacra Famiglia fosse fornita di un pannello protettivo rappresentante Cerere, la dea dell'abbondanza, ma si ignora come i due pannelli fossero articolati. Sui bordi dell'opera non ci sono tracce di scorrimento, quindi sarei portato a pensare che l'opera fosse protetta da un coperchio, da qualcosa che doveva richiudersi sul dipinto come un libro. Ma non ho alcun esempio a cui paragonarlo. Quindi, se disponete di altre indicazioni e di altre opere analoghe, sono le benvenute. Mi chiedo se magari non ci fosse una fila di piccoli fori. In tal caso, ovviamente, avrebbero funzionato come per un quaderno ad anelli. Non credi che sia strano che avesse dei fori? Sì, molto strano, soprattutto considerando che non ce n'è traccia. Immaginiamo piuttosto qualcosa come una piccola cornice su cui scorreva da entrambi i lati il pannello. Non mi viene in mente alcun esempio analogo. Forse scorreva verso l'alto o forse di lato. Non come un libro. No, non conosco alcun esempio simile. Il mistero del meccanismo che univa i due pannelli rimane irrisolto. La sola cosa certa è l'identità del committente, il venerabile cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena, apparentemente dotato di un ottimo gusto, che non ha esitato a scegliere questa magnifica dea presentata in un delicato drappeggio bagnato per coprire la sua Sacra Famiglia. San Michele sconfigge Satana.
L'imponente dipinto commissionato a Raffaello dal Papa nel 1518 fu spedito in Francia dopo la sua realizzazione per essere offerto a Francesco I. Il re ne ha fatto immediatamente un simbolo del suo potere. In seguito tutti i sovrani di Francia fino alla rivoluzione se ne sono appropriati. L'opera ha viaggiato molto. Da Fontainebleau al Palais du Luxembourg, dal Palazzo delle Tuileries a Versailles. A differenza delle opere destinate a restare in Italia, questo dipinto riporta la firma del maestro. Il fatto che Raffaello sia uno dei primi pittori a firmare le sue opere è piuttosto interessante e piuttosto indicativo del cambiamento della condizione dell'artista, cambiamento a cui lui più di chiunque altro ha contribuito all'inizio del XVI secolo. Possiamo così immaginare la posizione di Michelangelo, di Leonardo da Vinci, che nei cuori degli italiani acquistano un rango pari a quello di un principe o di un consigliere del principe, che non ha niente a che vedere con l'artista del XV secolo. È vero che in Italia altri hanno posto firme prima di Raffaello. In particolare il suo maestro, il Perugino, ha firmato numerose opere. L'idea potrebbe essere stata presa da lui. È quasi una novità che la dice lunga sul nuovo stato dell'artista che va ad affermarsi e a consolidarsi nel corso di tutto il XVI secolo. L'artista è una sorta di principe tra i principi. Forse ciò che dico è un po' semplicistico, ma non credo che si possano fare dei parallelismi con Modigliani o Picasso o qualsiasi artista della nostra epoca o comunque del XX secolo, le cui opere sono coperte da una sorta di diritto d'autore, dal momento che il metodo di un pittore del XVI secolo è completamente differente. Realizzato sul legno, questo grande dipinto ha avuto una vita piuttosto movimentata. Tre secoli di peregrinazioni reali lasciano senza dubbio dei segni. Sì, questo senza dubbio, questo è un blu brillante, tendente al grigio forse, ma sublime, preciso, e i piedi sono belli, tutto è bello, tutto è come un magma, è sontuoso. Sì, ma guarda qui, Gil, è un orrore qui. Ma qui è bello. Sì, c'è qualche ritocco, ma... C'è una tale quantità di ritocchi diversi, apportati nel tempo, che lo rendono insopportabile alla vista da vicino. Ed è difficile comprendere la natura dell'opera. Sicuramente. È un dipinto che ha anche perso un po' la sua posizione all'interno del museo. Se i conservatori giudicano così severamente lo stato di quest'opera, va detto che il San Michele, a 5 secoli di distanza dalla sua creazione, è sopravvissuto ad un percorso piuttosto traumatico. Dipinto originariamente su legno, è stato poi trasposto su tela. Si è trattato dunque di prelevare la pittura dal suo supporto ligneo deteriorato per trasferirla su un nuovo supporto. L'intervento è sempre particolarmente rischioso. Definita elegantemente a risparmio, questa trasposizione dello strato pittorico rimane un mistero. Il restauratore che l'ha effettuata non ha mai voluto svelare il suo segreto. Non osiamo immaginare come né con quali strumenti il sapiente restauratore abbia operato. Il risultato non è molto convincente. Il supporto d'origine è stato preservato, ma lo strato pittorico ne è uscito fortemente traumatizzato. Lacune, bolle, slittamenti della pittura, strappi. L'opera, gravemente danneggiata, è stata poi incollata su una nuova tela, ma l'aderenza non si è mostrata particolarmente efficace. Si è reso necessario rioperare, ma poiché l'opera si stava deteriorando sempre di più, si è dovuto prima consolidarla, quindi intervenire nuovamente. In tutto, il San Michele deve aver subito 5 trasposizioni nel giro di un secolo. Un vero record. Oggi l'opera reca i segni indelebili dei traumi subiti, specialmente la parte destra, ovvero un quarto del dipinto. Non è rimasto nulla della pittura originale e il resto è totalmente denaturato dai numerosi ritocchi, annegati sotto diversi strati di vernice ossidata.
Il miscuglio che attualmente costituisce l'artefice dell'opera è costituito da diverse vernici mescolatesi l'una con l'altra ad ogni riverniciatura nel corso della storia. Le vernici tradiscono questo dipinto e finiamo per avere solo una visione, oserei dire pomposa, di quest'opera che somiglia sempre di più a una copia della fine del XIX secolo piuttosto che a un'opera di Raffaello. Perché è stato ridipinto geometricamente? Per analizzare questo dipinto traumatizzato, gli esperti si sono dovuti spostare nel laboratorio di restauro del museo, che ha lanciato una delicata campagna di recupero delle vernici e dei restauri. Nella parte centrale ho effettuato una scansione un po' più luminosa. Così arriviamo quasi all'eliminazione completa di vernici e ritocchi. Quindi ha qualcosa di molto forte in termini cromatici. Ma bisogna dire che questi sono solo dei tentativi. A titolo indicativo, la vernice è recuperabile. Quando si rimuove la vernice, si rimuovono anche i ritocchi, che sono superficiali e reversibili. Non sono sicura che si possa utilizzare veramente la parola reversibile, perché reversibile significa che è solubile in un solvente, ma sappiamo bene che non è così. Dunque, dovremmo dire piuttosto che è facile rimuovere il tributo all'originale, perché reversibile è ciò che si dice quando si vuole chiudere gli occhi davanti alla realtà. La rifiutiamo quando ci troviamo di fronte a delle difficoltà. Quindi bisogna utilizzare un linguaggio chiaro e in tal caso ora metterei da parte la parola reversibile. Io sono piuttosto dalla parte... Dovendo scegliere, sarei più orientato verso il possibilismo che verso il pessimismo. Per natura, essendo un restauratore, sono portato ad essere sempre positivo. Più ragionevoli dei loro predecessori, questi restauratori temono di non trovare più molto della mano di Raffaello su questo San Michele. Senza dubbio abbiamo bisogno di un ritorno alla positività sui nostri progetti, perché riceviamo lettere in cui ci viene detto non fate questo, non fate quello. Percorrete tutto il dipinto con le lenti binoculari e osservate se trovate le ombre dell'artista. Se le ombre ci sono, cioè se la parte più fragile della superficie è presente, questo significa che avete tutto il volume, avete la possibilità di procedere. Non bisogna ascoltare i giudizi un po' troppo radicali, ma fare piuttosto un lavoro accurato, come quello che avete iniziato, per ritornare sulle proprie idee. Dite che i quadri sono rovinati? Forse non lo sono. Se c'è un'opera di Raffaello che non sarà mai considerata superata, è il ritratto di Baldassarre Castiglione, sicuramente una delle più belle opere pittoriche del Rinascimento. C'è il mondo dietro, io questo lo sento vicino perché dietro c'è tutto il Rinascimento, è veramente un universo dietro a questo, cioè si schiude dietro in questo ritratto, veramente... È una delle cose più belle che l'uomo abbia mai fatto. Cioè gli occhi, sembra Tiziano, cioè il senso proprio insomma, ai più alti livelli, lui dipinge. Alla volta serio e anche c'è questo sprazzo di umorismo. C'ha una sorta appena... Quindi proprio a un momento di una fittezza tale che lui... L'uomo di cui parlano con tanto entusiasmo è Baldassarre Castiglione, ambasciatore presso la corte di Urbino, poeta e umanista. La storia ci informa che egli intendesse offrire alla sua giovane sposa un ritratto di lui per farsi perdonare le numerose assenze. Ed è a Raffaello, grande amico d'infanzia, che il diplomatico affida questa delicata missione. Quando Raffaello realizzava il ritratto di un amico, non era pressato dalla scadenza, né dal dover rendere pubblico il risultato. Era pertanto molto più rilassato e di fatto meno creativo in termini compositivi, come nel Castiglione o nella Velata. Sospetto che Raffaello, ma è solo una supposizione, apprezzasse particolarmente le possibilità offerte dai ritratti intimi. Poteva mettersi in gioco in modo più personale,
senza preoccuparsi all'idea del riscontro del pubblico. La sola cosa importante ai suoi occhi, allora, era l'accordo privato tra lui e i suoi amici. L'intensità della relazione intima che emerge da quest'opera, in questo caso tra un marito e la sua sposa, ma anche tra il pittore e il suo modello, ha avuto immediatamente una fortissima risonanza pubblica. Quest'opera ha ispirato numerosi artisti, tra cui Rembrandt, nei suoi famosi autoritratti. O anche Rubens, che ne ha realizzato una copia conforme e identica, se non per un dettaglio. Nel dipinto di Rubens vediamo le mani del soggetto per intero. Nell'originale di Raffaello sono tronche. Si è allora ipotizzato che la tela di Raffaello fosse stata tagliata. Ma gli strani bordi neri che delimitano la cornice della composizione hanno attirato l'attenzione. La presenza di bordi neri attorno a certe opere è ancora oscura. Sappiamo che nel Rinascimento i pittori stendevano le loro tele su un telaio provvisorio. Poi vi applicavano sopra uno strato di imprimitura che, seccandosi, manteneva in tensione la tela. È per visualizzare la cornice della loro composizione che i pittori tracciavano questi famosi bordi neri. Una volta terminato il dipinto, non restava che rimuovere il supporto provvisorio e avvolgere la tela su un telaio definitivo. L'applicazione della cornice nascondeva questo astuto metodo compositivo. Raffaello, lasciando le linee in mostra, ne trae un effetto visivo molto moderno. Queste strisce nere evidenziano con orgoglio la cornice dell'opera, mettendo ingegnosamente in rilievo la colorazione a mezza tinta di questo ritratto. Oggi sappiamo con una certa sicurezza che la tela non è mai stata ritagliata, ma le mani tronche continuano a suscitare interrogativi. Sono piuttosto incuriosita dalla posizione delle mani che sembrano, mi scuso per la mia reazione un po' quattrocentesca, ma a me sembra veramente la posizione che hanno delle mani su un parapetto, per cui volevo essere sicura. Tutti noi conosciamo il ruolo attribuito alla linea nera. In effetti è per tradizione legata a questo dipinto, ma non resta neanche una traccia di un eventuale parapetto. Io non ho visto nulla. Sotto la linea nera c'è solo tela. O la tela o la parte finale dello strato pittorico, che però non aggiunge nulla. Sarà alto circa un millimetro. Anche ammesso, un millimetro di parapetto non avrebbe avuto molto senso. Io ho la mia deformazione leonardesca, perdonami Dominique, ma è vero che a furia di osservare la Gioconda, che dà quell'idea di continuità del bracciolo, forse in qualche modo questa mano è posata come quella della Gioconda, dando l'idea di una persona seduta e con le mani poggiate su un bracciolo. Non è un azzardo citare la Gioconda. Le mani giunte in primo piano, il modello seduto su una poltrona appena abbozzata, il busto girato di tre quarti verso sinistra, lo sguardo rivolto allo spettatore, fanno inevitabilmente pensare al capolavoro di Leonardo da Vinci, a cui Raffaello rende liberamente omaggio. Quando nel 1911 la Gioconda fu rubata, fu scelto proprio il castiglione di Raffaello per rimpiazzarla nel Salon Carré fino al suo ritorno nel 1913. Al di là della loro altissima qualità a livello pittorico, ciò che accomuna i due capolavori è l'intensità del rapporto tra il pittore e il modello e la bellezza e la forza della sua espressione. Il Baldassarre Castiglione è uno di quei ritratti in cui si avverte che nulla potrebbe mai frapporsi fra pittore e modello. L'artista è seduto vicino a un amico a cui è intimamente legato, per il quale prova affetto e di cui desidera rappresentare appieno la personalità. Non c'è retorica, quindi evoca un piacevole momento che chiunque potrebbe passare con un amico. Come ho detto, quest'opera è una carezza. È un dipinto in cui si potrebbe dire che il tocco eguaglia il sentimento. Il tocco è morbido, delicato, evocativo, continuo. Aggettivi che chiamano alla mente un rapporto di amicizia profonda. Questo sguardo è veramente, ti sembra attraverso i secoli, lui ti guarda ancora. Questa cosa è commovente veramente. Sì, Raffaello che
chi lo guarda, chi lo ritrae. Ecco,